che la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricorderanno in questi 10 giorni il 28 di novembre delle scuole, ma una scuola più delle altre si è distinta organizzando il popolo in collaborazione con noi una intera settimana dedicata alla legalità, ogni giorno in un momento diverso dal giornalismo, la democrazia, la Costituzione, fino alle giornate su Alessandro Levi, Montanelli, Ambrosoli, così via. Qui con noi vogliamo premiare la Presidente, la Militante del Fiamento. Qui ragazzi hanno... Chieti. Chieti. Ma è un linguistico? Parlavano, parlavano tedesco, francese, sì. Spagnolo. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, autorità presenti, all'amico dottor Leonardo Lombardi, che ho avuto il piacere di conoscere. E l'emozione di questo momento è significativo per noi nel mondo della scuola. Un sincero ringraziamento, sono onorata di rappresentare le istituzioni scolastiche e ringrazio profondamente in nome di tutta la comunità scolastica che rappresento il nostro presidente, l'onorevole Gianfranco Fini, che ha sottolineato con le sue parole ciò che è l'impegno di noi come educatori, l'impegno di dare, di non dimenticare. Infatti in queste giornate che noi abbiamo dedicato a ricordare Paolo Borsellino, Falcone e quanti altri che hanno dato la loro vita per l'amore della libertà e per i fondamenti essenziali della nostra Costituzione e della nostra democrazia, mi sono chiesta, leggendo diversi libri, da riflessioni religiose a quelle laiche, cosa può fare la scuola per mantenere vivo i nostri giovani che saranno poi i futuri cittadini e anche attraverso di loro cogliere e arrivare all'anima delle famiglie. Cosa possiamo fare per non dimenticare, per quotidianamente dare l'esempio, come ha detto l'onorevole presidente Gianfranco Fini, con la quotidiana, il quotidiano esempio di noi educatori. Questo quotidiano esempio lo possiamo dare soltanto attraverso il nostro impegno istituzionale e il nostro fare didattica, ma che sia una didattica promozionale, educativa, attraverso gli esempi e non attraverso le conoscenze, ma maturare nei nostri giovani quelle competenze necessarie perché poi essi possano leggere quali che sono veramente i fondamenti di un futuro uomo e di un futuro e di una futura donna che fa parte dell'istituzione dello Stato e che rispetti la legalità e porti avanti quel profumo che Paolo Borsellino voleva sentire, il profumo di libertà, che non è un profumo metaforico, ma è quel profumo che nasce dalla voglia di essere uomini rispettosi della legalità. E voglio concludere con quella frase importante: l'amore per tutto ciò che si fa, l'amore che ha portato avanti il lavoro
di Paolo Borsellino e di quanti altri hanno voluto la libertà e il rispetto dei fondamenti democratici. Quell'amore è il seme che porterà avanti la nostra opera quotidiana di educazione nelle nostre scuole. Grazie.